La partita con Giuse 10 gli esonerati. Che bomba! Attenzione! Ma quello è dico io. Come quelli hanno dato l'ufficialità del riscadenzamento di Zhang e dello sponsor Ludopatio, quelli che hanno dato l'ufficialità a PIF Milan. Ma PIF è interessata alla costruzione di uno stadio o alla costruzione di un penitenziario per il Milan? Ragazzi, c'è la guardia di finanza in sede, ma di cosa state ragionando? Che poi rompono coglioni a noi. Io sono il primo a dire che il cinese doveva vendere 2 anni fa, ma noi siamo nella legalità, il sistema ce lo permette. Di cosa ragioni? La guardia di finanza in sede. Ma non l'aveva preso i PIF. Ma cose da pazzi, veramente. Cose da pazzi. Attenzione, perché la cosa è grave. Ora, a parte gli scherzi, si sta scherzando, ma la cosa è grave per loro. Io non chiedo molto, li rivoglio in Serie B e con penalizzazione quest'anno, Però questo è un sistema che ha graziato la Juventus. Spero che venga fatta giustizia. In termini sportivi, nulla contro di voi, ragazzi, perché capisco cosa voglia dire avere una fede, so benissimo cosa vuol dire gioire, star male per una squadra di calcio, so tutto, ma la giustizia sportiva a questo giro deve dare le giuste condanne a livello sportivo e a livello penale. Milan, la Repubblica, perquisizione della Guardia di Finanza nella sede del club rossonero. Le verifiche riguardano, dopo lunghe indagini, le operazioni legate alla cessione del club da parte di Elliott al fondo Redbird. Ragazzi, mi dispiace, ma PIF dov'è? Ma voleva fare lo stadio o un penitenziario? Ragazzi, permettetemelo, perché si scherza, dai. Io capisco ora che per voi non sia facile vedere l'Inter che vince lo scudetto, voi che tornate in Serie B. Ragazzi, questa è la vita, vi saluto.